Noi abbiamo già segnalato riguardo alla pista ciclopedonale qui di Via Metauro, che presenta diverse insidie, è pericolosa, qualcuno ci cade anche con la bicicletta e soprattutto quando è buio non è illuminata, per cui i cittadini, i ciclisti prediligono la strada, il percorso stradale, anziché la pista ciclabile, e quindi c'è un pericolo anche perché Via Metauro va in qualche modo sistemata perché le autovetture vanno troppo veloci e giustamente i cittadini si lamentano. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta in merito. Su Via della Colonna, io ho seguito la situazione di Via della Colonna, so che ci sono stati già interventi dei cittadini con delle raccolte firme, è stato messo soltanto una colonnina dell'autovelox, ma questa colonnina dell'autovelox praticamente non risolve il problema e lo sappiamo tutti perché prima di arrivare e dopo di arrivare le macchine e dopo la colonnina le autovetture riprendono velocità e percorrono un tratto stradale molto stretto fino ad arrivare alla casa del custode, dove ci sono abitazioni che hanno i loro portoni e i loro cancelli direttamente sulla strada. Io ho pensato, mi permetto di fare delle proposte da condividere chiaramente, che oltre all'autovelox sarebbe il caso di mettere dei dossi che non devono essere superiori come altezza ai 7 centimetri, con sopra dei percorsi, degli attraversamenti pedonali, sono dossi in cemento, chiaramente non in mattonella, poco costosi e però molto risolutivi. Inoltre, Via della Colonna sicuramente ha anche bisogno di un divieto di transito per i mezzi pesanti. Tra l'altro si presenta il problema del nuovo parco perché la continuità di Via della Colonna verso via Papiria sicuramente richiede una riflessione perché il nuovo parco una volta realizzato sarà scenario di presenza di bambini, di famiglie, di anziani, di giovani che vanno a fare lo sport e quindi anche quel tratto stradale sicuramente andrà pensato seriamente e va messo in sicurezza prima che succedano incidenti, considerando anche che la pista Pool Track si trova praticamente come entrata in piena curva sulla strada.